Ciao a tutti, oggi voglio condividere con voi la ricetta semplicissima del gel di semi di lino da utilizzare nel mix di erbe tintorie. Richiede solo 5 minuti ed è tra i migliori idratanti per i nostri capelli, soprattutto se aggiunto nella nostra miscela DNA e erbe tintorie. Ho utilizzato 2 cucchiai di semi di lino che trovate in qualsiasi supermercato e 3 bicchieri di acqua da rubinetto. Volendo, potete lasciare a riposo per 10 minuti per favorire la formazione del gel prima di metterli sul gas a una fiamma media-bassa. Vanno lasciati bollire dai 3 ai 5 minuti e potrete vedere come si forma una schiumetta. Ebbene, in base a quanto è alta la fiamma, varia anche il tempo che andrebbero lasciati sul fuoco per bollire. Ricordatevi solo che più tempo vengono lasciati a bollire, più denso poi diventerà il gel. Nell'utilizzo specifico che ne vogliamo fare noi, non ci interessa che diventi troppo denso perché deve sostituire l'acqua nella nostra miscela DNA e erbe tintorie. Quindi dobbiamo toglierli dal fuoco quando il gel ha una consistenza che è una via di mezzo tra una consistenza liquida e un po' più densa. Tolto dal fuoco, il gel lo lasciamo a riposo in tutto per all'incirca 10 minuti. In seguito usiamo un colino abbastanza largo e ci aiutiamo con una forchetta per far separare il gel dai semi di lino. Come vedete, la consistenza è ideale per sostituire l'acqua nella miscela di erbe tintorie, solo che a differenza dell'acqua, le mucilagini presenti nel gel ci aiuteranno a prevenire l'effetto secchezza che solitamente le erbe tintorie tendono a dare ad alcune tipologie di capelli. I semi di lino, come anche il gel che risulta in più dopo aver utilizzato quello che vi serve, può essere congelato e utilizzato in seguito. Sconsiglio di conservarlo in frigo per più di 2-3 giorni, a meno che non aggiungete del conservante. I semi di lino sono riuscita a riutilizzarli per almeno altre 2-3 volte per fare altre scorte di gel. Se i capelli sono particolarmente disidratati, il gel di semi di lino è un ottimo impacco idratante, anche utilizzato da solo. Oppure potete sperimentare e utilizzarlo come prodotto di styling sui ricci revelli. Più facile di così, fatto in casa, economico, ma soprattutto facilissimo da realizzare. Provatelo e fatemi sapere, sono sicura che diventerà un mai più senza. Vi saluto e al prossimo tutorial. Ricordatevi di lasciare il solito like e soprattutto di iscrivervi al canale. Ciao!